Gentili lettori di Sicilia24H.it, buonasera. C'è un nuovo appuntamento con il nostro incontro, con questa chiacchierata. Oggi abbiamo un argomento nuovo che rappresenta però una novità, perché purtroppo la vicenda ormai ha compiuto, credo, 20 anni. Parliamo oggi del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa in quel di Mazara del Vallo una ventina di anni fa. Adesso l'avvocato ci precisa la data, e a quanto pare dovrebbero esserci delle novità. Intanto ieri il Viminale ha lanciato i dati sugli scomparsi, e la prima cosa che ha fatto l'avvocato Frazzitta, il maggiore di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, dichiarato: occorrono interventi immediati. Buonasera, avvocato Frazzitta. Buonasera Castaldo, grazie per grazie, questo grazie, grazie a momento. lei, avvocato. Il collegamento da Marsala. E questa chiacchierata. Sì, niente, sono arrivati i dati del Viminale e l'agenzia La Presse mi ha sollecitato sostanzialmente così un intervento, anche in considerazione del fatto che, insomma, il reato sul sequestro dei minorenni è stato così introdotto e studiato dal mio studio e poi voluto fortemente da Piera Maggio, e ha novellato il codice penale, così come anche la sottrazione intrafamiliare di minori, cioè la sottrazione e trattenimento all'estero, il 574 bis. Sono due articoli che riguardano i minori e che riguardano i minori scomparsi, che sono stati voluti, creati dal mio studio e poi portati avanti da Piera Maggio. E quindi giustamente le agenzie di stampa, quando ci sono novità, poi si rivolgono al mio studio, che ha una competenza proprio specifica sul sequestro dei minori in generale, anche perché, insomma, noi sì abbiamo seguito Denise Pipitone, però seguiamo pure altre situazioni che si sono pure risolte positivamente e favorevolmente. Ancora E purtroppo questa quando di noi, Denise Pipitone. come dici? Questa di Denise Pipitone purtroppo ancora non si è risolta in modo favorevole, Sono come passati. tutti speriamo. Però c'è Sono. una novità, avvocato, c'è una novità, una quasi svolta nelle indagini, che dovrebbe essere alquanto importante, avvocato. Non parliamo di nessuna svolta importante. Noi come studio abbiamo continuato e continuiamo a svolgere in maniera molto costante la nostra attività di verifica delle varie segnalazioni, ma al di là della verifica delle varie segnalazioni, noi continuiamo un approfondito studio di tutti i nostri atti, anche in considerazione degli elementi che arrivano e ci compulsano dall'esterno, per verificare se possono trovare sostanzialmente un riferimento, un aggancio alla storia e quindi agli elementi che noi abbiamo all'interno del fascicolo. In questo senso, evidentemente, noi da oltre un anno e mezzo stiamo seguendo una pista ben precisa, la stiamo seguendo in maniera molto tranquilla, lenta e con la riservatezza che contraddistingue il mio studio, dal quale non è mai venuto fuori nessuna notizia in maniera ufficiosa. Siamo sempre molto blindati in questo senso e lo continueremo a essere, perché l'unico nostro interlocutore possibile sono gli organi inquirenti, non sono gli organi di stampa. Ma è sempre stato così, ancorché non abbiamo avuto poi come posso dire, risultati attesi e sperati. Mi ricordo il fatto del famoso, la famosa indagine difensiva del sordo muto, della persona non udente, e che praticamente ci aveva dato delle indicazioni precise, per cui noi a un certo punto eravamo pure rimasti molto così impressionati da quella testimonianza assunta. La sua moglie si è arrabbiata, che la voleva prendere a schiaffi. No, poi quello sono intervenuti i giornalisti quando poi la storia è venuta fuori, ma la storia è venuta fuori molto dopo. La storia è venuta fuori nell'ambito del dibattimento che era in corso all'epoca, perché noi avevamo chiesto giustamente, come attività di indagine integrativa, di sentire all'interno del processo il test.
Diciamo che noi in questi anni abbiamo continuato, voglio dire, non ultimo quello di un anno e mezzo fa, abbiamo fatto il DNA alla cosiddetta Cera Sela, che era una ragazza che, secondo alcune testimonianze, poteva effettivamente essere Denise, portata presso i nomadi, mantenuta presso i nomadi, e poi siamo riusciti, grazie ad un prossimo congiunto, chiamiamolo così, a farci avere il DNA. Lei si trovava fuori dall'Italia, e tutto logicamente autorizzato e nel rispetto delle norme, e non ha dato esito positivo. Cioè, noi non ci fermiamo, evidentemente, ma Ci tu adesso mancherebbe sei altro, sì. fermi. Quello che, per la simpatia che mi lega alla vostra redazione, e in particolare a te, logicamente, Lelio, ti posso dire che è un percorso che noi abbiamo avviato già un anno e mezzo fa, quando siamo andati in un'isola del Mediterraneo, così abbiamo detto, per ascoltare una determinata persona, e da lì si è aperto tutto un mondo, possiamo dire, tutta una nuova pista che piano piano stiamo compendiando. Attenzione, si tratta di una pista che è sempre collegata fortemente all'indagine. Quindi non stiamo parlando di maghi o di veggenti o di cose che ci arrivano dall'alto all'improvviso, né tantomeno di donne russe o cecoslovacche, ma stiamo parlando. Di qualche magistrato sarto, anche avvocato. Diciamo che Qualche stiamo fognatura parlando in verità. è stata anche detta, no? Come dice, non ho capito. Dico, qualche follia pure da parte di qualche magistrato sarto è stata anche detta su Denise. No, prendo le distanze da questo e non mi permetto, ognuno ha le proprie idee, e non posso non ritenere che una persona comunque illuminata e attenta, come quella che hai trattato, non abbia invece le capacità per poter anche lei contribuire, ci mancherebbe. Però dico, in questo momento, l'attenzione, noi non guardiamo gli altri, non abbiamo mai fatto questo, noi facciamo la nostra Andare strada, avanti per la propria strada. abbiamo la memoria storica. Dunque, è chiaro che l'emissione dei nuovi dati da parte del Viminale ha fatto di nuovo sostanzialmente buttare un sassolino nello stagno apparentemente fermo della nostra attività. Ma voglio rassicurare, e sono davvero milioni le persone che hanno a cuore il caso di Denise Pitone in Italia e nel mondo, che noi non siamo fermi, e noi piano piano, come la goccia scava la roccia, alla stessa maniera noi stiamo lavorando. Un saluto alla signora Piera Maggio, con la speranza che stia bene, avvocato. Noi ringraziamo sempre lucido e perfetto nei suoi interventi. Grazie ancora, avvocato. Speriamo di sentirci presto per delle buone nuove. Grazie a voi per l'intervento. Grazie, buona serata, avvocato. Grazie, grazie ancora. Lelio.